Bentornati ai live dell'agriturismo biologico Sant'Egle. Siamo a Sorano, nella splendida Maremma toscana. Oggi parliamo di vini naturali. Premetto che non sono né un'enologa né un'esperta di vino, ma amo bere il vino buono. Quello che mi piace al mio palato e che soprattutto non mi fa venire il mal di testa. Nella mia vita ho iniziato in età molto adulta ad apprezzare il nettare degli dèi, forse perché fin da piccola il nonno Nanni, produttore del suo vino contadino, faceva un vino tremendo che nessuno riusciva a bere e lui trasformava in ettoliti di grappa utili prevalentemente per disinfettare le mie ginocchia sbucciate. Il nonno cercava di farmelo bere a ogni pasto, un goccetto, fin da piccola, perché diceva che faceva sangue. Siccome facevo delle facce disgustate, la nonna E provava a farmelo piacere con la merenda intramontabile più desiderata da tutti i bambini, tranne me: pane, vino e zucchero. Fortunatamente hanno desistito, perché io preferivo a merenda o pane, acqua e zucchero, o meglio ancora pane col pomodoro strusciato, l'olio e il sale. Sempre nella mia famiglia c'è lo zio Federico, che è stato direttore di una rinomata cantina toscana. Con mia cugina Elena giocavamo a nascondino fra botti con dentro centinaia di ettoliti di vino e solo grazie all'esalazione uscivamo alle grotte. Ricordo un giorno in cui lo zio mi disse che un vino famoso, per essere sempre buono e rispettare le aspettative del gusto del consumatore, può essere modificato grazie all'enologo, che corregge se l'annata non è stata delle migliori. Rimasi scioccata da questa notizia e, aggiunta al fatto che il vino per me aveva un sapore tremendo, per tanti anni ho apprezzato solo la birra. Fortunatamente nella vita si cambiano le proprie idee e i propri gusti e io l'ho fatto grazie ai vini naturali. Mi si è aperto un mondo che è lontano dalla viticoltura industriale, che ha impoverito suoli e avvelenato campi. Avete presente quelle vigne senza biodiversità? Ovvero quelle col prato fra i filari color arancione, grazie al diserbante che ha ucciso qualsiasi erba spontanea, fiori e ogni insetto volante? Ecco, il vino naturale c'ha l'erba, i fiori e le apri fra i filari ed esclude assolutamente tutte le sostanze chimiche di sintesi come pesticidi, diserbanti e concimi chimici. La vigna viene trattata solo con rame e zolfo, ma fate attenzione, solo in certi dosaggi. Di nuovo, quando vedete le vigne o alberi da frutta come se la fata turchina si fosse scolorita sopra, non va bene, non sarà molto un prodotto buono per il nostro corpo. Ora lascio la parola a Bianca Mazzinghi di Bee Wine, un'innovativa scuola per imparare a capire il buon vino. Vai Bianca! Benvenuta Bianca Mazzinghi, sono felicissima di incontrarti finalmente e vederti. Avevamo sempre parlato per un altro progetto, Maremma Toscana Green, dove hai collaborato e hai dato veramente un grandissimo aiuto con le tue belle parole che hai scritto. Allora, piacere mio, molto bene. Felice di vederti. Ciao. Allora, Bianca, te sei una grande esperta di vini, hai insegnato a tantissime persone come fare la buona scelta quando si è davanti a uno scaffale di centinaia di bottiglie, e quindi oggi aiuta chi ci sta ascoltando per capire meglio quando appunto vogliamo acquistare un buon vino, di non farci ingannare da un'etichetta come dire, che ci abbindola ma che poi ci fa male alla testa alla fine della bottiglia. Quindi la prima domanda che mi viene spontanea, dove c'è un po' di confusione: ma questi solfiti cosa sono? Sono una roba naturale? Sono una roba sintetica? Spiegaci meglio. Allora, i solfiti sono degli additivi alimentari che vengono aggiunti spesso, si sviluppano anche in maniera naturale nel vino, però vengono aggiunti al cibo e al vino come conservanti, quindi hanno funzioni antiossidanti, antisettiche, antibatteriche, vengono aggiunti al cibo e al vino, quindi per migliorare la conservazione. Nel cibo si trovano in etichetta dei codici, quando leggiamo da E220 a E228 vuol dire che ci sono queste sostanze. Nel vino si sviluppano sia naturalmente durante la fermentazione, quindi una piccola quantità di solfiti si sviluppa sempre nel vino, sia possono essere aggiunti.
per conservare il vino, per far sì che durante la fermentazione non si sviluppino dei batteri che poi possono portare alla fermentazione lungo vie non desiderate, mettiamo così. E, però cos'è importante? È importante la quantità di solfiti, perché allora se io nel vino vedo la dicitura scritta contiene solfiti, significa che quel vino ha una quantità di solfiti superiore a 10 mg/L. Però quali sono i limiti in Europa e anche nel nostro paese? Sono, per quanto riguarda i vini rossi, 150 grammi litro, 220 per i bianchi, 200, scusate, per i bianchi e 235 per alcuni vini di spumanti. Quindi tra 10 e 200 c'è una grande differenza, no? Tant'è che molte associazioni poi fissano il massimo di solfiti che si possono trovare nel vino finale, quindi aggiunti o creati in maniera naturale, intorno a qualcuno 50, qualcuno 60, qualcuno arriva anche a 100. Però capisci, cioè, l'importanza è la quantità di questi solfiti, di questi conservanti, perché sono sostanze potenzialmente allergizzanti, quindi possono causare, se in grande quantità, mal di testa, disturbi a chi soffre di asma o reazioni allergiche. E poi, insomma, come tutti i conservanti, hanno alcuni pro e diversi contro, insomma. Però ci fregano un po', in etichetta non c'è scritta la quantità di solfiti No. Nel aggiunti. vino, infatti, da diversi anni si dibatte su esplicitare meglio in etichetta non solo i solfiti, ma tutte le varie i vari ingredienti di quel vino, no? Perché non sempre il vino è fatto soltanto con pochi ingredienti, mettiamolo così. Però per adesso la regolamentazione è scrivere contiene solfiti se si va oltre 10 mg/L e mantenersi entro i limiti. Se si resta sotto i 10 mg/L, se non si aggiungono solfiti, si può scrivere senza solfiti aggiunti. Però anche questo è un po' fuorviante perché molti produttori cosiddetti naturali, comunque che lavorano nel rispetto di sia etico, sia estetico, sia dell'ambiente, sia dell'attenzione verso la bontà di un vino anche per il nostro corpo, aggiungono dei solfiti, un livello 40-50, comunque non è un livello alto di solfiti nel vino. E quindi anche magari invece al contrario un produttore che se ne frega di molte buone pratiche può scrivere senza solfiti aggiunti soltanto perché non aggiunge solfiti, no? Però poi magari fa molte altre pratiche che vanno a influire molto profondamente su un vino. Quindi purtroppo ora ci troviamo in un momento in cui questi vini, i vini cosiddetti naturali, chiamati naturali, vanno di moda. Quindi ognuno può dire il mio vino è naturale per questo motivo, il mio vino è naturale per quest'altro motivo. Ci sono purtroppo molti pochi riferimenti e certezze se non la conoscenza del produttore, della persona con cui andiamo a parlare e la fiducia che abbiamo nel produttore, oltre ad alcune associazioni che regolamentano in maniera un po' più ferrea la produzione di vino e che quindi ti certificano che quel vino è fatto, che se un produttore fa parte dell'associazione, il vino è fatto secondo alcuni requisiti dell'associazione. Quindi uno deve fidarsi o dell'associazione o del produttore stesso. E hai qualche nome che puoi suggerire di queste associazioni in modo che le persone si possano orientare? Perché è veramente una giungla, insomma, cioè pensavo meglio, ecco, No, invece. è complicato perché appunto sono tante le associazioni, alcuni nomi, Vinnatur, Vini Veri, poi Covibio sono una piccola associazione di produttori, poi dentro Vinitaly organizzano vite, quindi vini a territorio, però sono diverse le associazioni, ora probabilmente non penso a qualcuna, ma...
Però cos'è che ci sono anche dei produttori che io conosco, che rispetto molto il lavoro che fanno, che cercano di creare vini meno omologati possibile, più interessanti e con pratiche che verrebbero definite molto naturali, che però dicono preferiscono non entrare in queste associazioni. Quindi quel produttore lo devi conoscere, no? Perché altrimenti se per scelta non aderisce ad associazioni, però fa vini buonissimi, devi conoscerlo. Dall'altro lato, alcuni produttori dicono: ok, io rispetto tutte le pratiche per essere meno, come si dice, per lavorare nel rispetto dell'ambiente, del territorio, non usare fertilizzanti, pesticidi e tutto quanto, perché ora che va di moda, devo dire, sono un produttore naturale, se l'ho sempre fatto nel corso degli anni. Perché lo devo dire solo perché va di moda? Quando nello stesso tempo molti produttori che invece non rispettano, ora escono, ok, vino naturale, magari sono dei produttori che non hanno mai, che se ne sono sempre un po' fregati di alcune pratiche del rispetto dell'ambiente, però ora va di moda e quindi vabbè, rivediamo un po' i nostri passi, forse ci conviene che poi appunto chi lavora in maniera autentica in un certo modo dice vabbè, non importa, l'importante è che davvero ci sia stato un cambiamento. Perché la bellezza del vino, del settore del vino, è che produttori 20 anni fa, in Italia all'inizio del 2000, comunque 20-30 anni fa, hanno iniziato a lavorare in un modo diverso e hanno avuto successo. Quindi le pratiche più rispettose verso l'ambiente e meno invasive nel vino, ecco, non mi veniva la parola invasivo prima, adesso vanno di moda perché? Perché alla fine si creano dei vini buoni, cioè non è che il consumatore è scemo, il consumatore sceglie determinati vini sia per un motivo etico ma anche per un motivo estetico, cioè quei vini sono buoni, alcuni vini fatti in un determinato modo, perché non solo per le pratiche, anche perché i produttori sono molto capaci, no? Ci sono anche vini cosiddetti naturali che non sono buoni, molti. Quindi bisogna conoscere, però io lo trovo di una bellezza, cioè il fatto che sia diventato di moda per la caparbietà e la bravura di alcuni produttori, e oggi i grandi produttori devono per forza seguire questi produttori un po' più piccolini, secondo me nel vino è bellissimo. Cioè io vengo anche dal giornalismo, giornalismo è una tragedia, no? Invece nel vino c'è un dibattito molto bello, che parte da ragioni etiche del rispetto dell'ambiente, quindi meno chimica, perché poi va a impoverire, no? I terreni. E quindi sì, hanno avuto successo e ora chiaramente ci sono tutti i rischi che derivano da questo successo. Meraviglioso, no? È bellissimo pensare che tornare appunto dal produttore, parlarci, vedere il processo, capire come funziona e fidarsi di lui sia fondamentalmente la cosa più importante. Quindi il famoso chilometro zero ci porterà sempre di più a avere un contatto umano e non andare su uno scaffale del supermercato e scegliere una boccia così in base all'etichetta, ma conoscere la storia. Io quelli che producono vino qui nella zona li conosco personalmente e ognuno di loro proprio ha una storia, una passione e si vede, insomma, che alla fine quando poi bevi realmente la bottiglia è buona, ti svegli la mattina dopo che non hai il mal di testa, quindi tutto quello che ti hanno detto, il processo che hai visto è vero. È molto interessante, sì, tutto quello che dici. E quindi il Ma succo, infatti, noi poveri. Dimmi, dimmi. no, la cosa che dico sempre, io appunto faccio corsi sul vino, no? Però purtroppo ora si sta cercando di regolamentare un po' sempre di più, ma fino a che se, cioè quando si arriverà alla regolamentazione, chissà, no? Italia, Europa, chissà cosa sarà. E il contatto umano, andare a vedere come lavora un produttore e poi ritrovare anche quelle cose nel vino, perché nel vino si sentono determinati, o come lavora il produttore, si sente, se uno beve tanto lo sente la differenza, non si può dire di no, è questo, no? Quindi per questo serve tempo per andare a parlare con i produttori, per studiarli, per capirli, per assaggiare il vino con calma. Io faccio tantissimo, ho fatto in passato per i miei studi e tante degustazioni con 100 vini, no? Però non è che sono molto favorevole a fare queste degustazioni con 100 vini. Però
vino va bevuto con calma per capirlo, cioè, il vino è complesso, come la storia di ogni singolo produttore è complessa, no? E quindi, insomma, per aiutarci davanti a 3 bottiglie di vino che vengano stappate su una tavolata portata da amici, a capire che quello è un buon vino, ora capisco che bisognerebbe assaggiarlo e tramite un video è un po' complicato, però dacci proprio una pillola così per farci scegliere al meglio. Allora, è chiaramente è un processo che si sviluppa negli anni e dura negli anni, no? Perché poi i nostri gusti cambiano, quello che si predilige cambia. Quindi c'è un episodio che è successo poco tempo fa, che secondo me è perfetto. Io faccio queste degustazioni e scelgo sempre produttori che mi piacciono, alcuni che vanno a influire un pochino di più nel processo di vinificazione e spesso, cioè, però un po' di più non vuol dire troppo. Io tendenzialmente non scelgo mai vini troppo costruiti se non ai corsi quando ha uno scopo educativo e quindi devo far capire. A un certo punto di questa degustazione una persona che stava cenando mi chiama e mi fa: Bianca, ho notato una cosa. Dimmi, ma come mai se con l'ultimo vino bevi un sorso di vino e poi bevi subito acqua? E io non l'avevo pensata in questi termini, però poi ho capito perché i primi 3 vini io li bevevo tranquillamente, non mi veniva da bere acqua, no? Subito dopo il vino. E invece nell'ultimo, che poi era fatto in maniera un po' diversa dagli altri 3, io subito, cioè il mio corpo inconsciamente, senza che ci pensassi, cercava acqua. Quindi il consiglio che posso dare è sempre di ascoltare il corpo. Sembra una cosa mistica, ma ascoltare il corpo, l'ha detto anche Maldini 3 giorni fa, che ha detto: sono ammalato di una cosa che non sapevo. Io da sportivo ascolto il mio corpo, quindi lo vedo che qualcosa è strano. È allo stesso principio, no? Quindi bere, ok, io ho voglia di ribere questo vino o lo bevo soltanto perché c'è scritto che è un grande produttore? Quindi fare delle piccole degustazioni alla cieca, anche in casa, non vuol dire che devo indovinare il vino, vuol dire che io devo chiudere gli occhi, bere, questo vino mi piace, a prescindere dall'etichetta, lo bevo volentieri o no? E quello è il prodotto, senza nessuna etichetta, senza. Quindi pian piano educarsi a questo processo. Poi uno beve quello che vuole, se a uno gli piace un vino un pochino con un po' più di legno, un pochino più lavorato, un pochino più preciso, ok. Però è importante che venga fatto questo procedimento che stacchi il vino appunto dal brand, da altre cose, no? Secondo me questo è il suggerimento. It's 13 hours. Direi che è meraviglioso. Io ti ringrazio tantissimo e spero che ci rivediamo presto, magari per un'altra intervista, magari di persona. Grazie. Grazie mille, sarà presto, grazie Grazie Bianca per le preziose informazioni che ci hai dato. Sono rimasta particolarmente colpita da ciò che hai detto sull'etichettatura e che il vino non sia considerato un alimento e quindi i vignaioli non sono obbligati a scrivere cosa c'è nella bottiglia oltre l'uva. Ora lancio un'idea per chi fa davvero vini naturali. Se lo fate a modino il vino, invece di aggiungere tanti marchi ridondanti, perché non ci scrivete esattamente cosa ci mettete dentro? I microgrammi di solfiti aggiunti e qualsiasi altro correttore, anche se naturale. Secondo me sareste premiati per l'onestà e la trasparenza, ed il consumatore finale starebbe tranquillo di spendere i suoi soldi su un vino naturale vero. Questa storia dell'etichettatura è un motivo in più per andare a conoscere chi fa vino in tutto il suo processo. Quindi prendetevi il tempo per visitare la vigna durante l'anno e le cantine mentre fanno il vino, così capirete se le uve sono realmente di quell'azienda, come lo fanno, cosa ci mettono dentro e date sfogo a ogni vostra domanda o dubbio. Altrimenti dovremmo rassegnarci a bere una boccia a caso e attendere il famoso day after e chiedere poi al nostro intestino: hai gradito? Oppure incrociare le dita per non svegliarci con emicrania da battere la testa nel muro. Visto che non potete venire a trovarci in questo periodo, abbiamo messo sul nostro e-commerce la nostra cantina di vini, che molti di voi hanno apprezzato durante il loro soggiorno. È una selezione di vino che ci piace, testati da noi, me e Alessandro. Se
Se volete acquistarli andate sul nostro sito santegle.it e cliccate su ordina bio. E poi aspettiamo il vostro day after e i vostri commenti. Bianca è stata così gentile da regalarci uno sconto del 5% su tutti i suoi prossimi corsi in Maremma, quindi andate sul suo sito. Grazie per averci seguito e vi aspettiamo al prossimo live. E salute! La strada per la fonte è lontana, è lontana, è lontana. Canta l'acqua, canta l'acqua, canta, canta, che ti aspetta. La strada per la fonte è polverosa, polverosa, polverosa. L'acqua canta, l'acqua canta, l'acqua è dolce, ti rispetta. L'acqua non ha memoria, per questo è così limpida. L'acqua non ha contorni, anarchica scorre, si adatta a tutte le forme. Acqua che ride, acqua che stride, acqua che gioca, acqua che lotta, acqua di alga, acqua di sasso, acqua di foglia, acqua di scoglio, acqua che dorme, acqua che sogna, acqua che morde, acqua che ingrossa, acqua in salita, acqua in discesa, acqua pepita, acqua di vita, acqua che ride, acqua che stride, acqua che gioca, acqua che lotta, acqua di alga, acqua di sasso, acqua di foglia, acqua di scoglio, acqua che dorme, acqua che sogna, acqua che morde, acqua che ingrossa, acqua in salita, acqua in discesa, acqua pepita, acqua di vita.